Pronti per fare un bel po' di allenamento proprio per i glutei? Ok. Minuto per esercizio, andiamo a fare 10 minuti. E sto spingendo sulla parte esterna del piede, ok? Io lo chiamo squeeze squat perché sto schiacciando, squeezando il fondo schiena. I punti sono leggermente divaricati e sto lavorando sulla parte esterna del piede e del tallone. È come se stessi provando di strappare il pavimento, ok? Aprendolo, ok? Tiro su, dai. Ok? 50 secondi, passano più in fretta di quelle che potresti pensare, ok? Tiro. Vai. Ok? Useremo anche l'elastico, così mi raccomando, abbi l'elastico a portata di mano perché subito dopo questo legheremo le nostre caviglie. Dai, velocemente leghiamo le nostre caviglie. Vai, fantastico, ce la stiamo facendo, siete pronti? Ok, marcia. Ok, bella marcia. Ricordate che siete voi che controllate l'elastico, non è l'elastico che controlla te. Ok, una bella marcia. Possiamo anche viaggiare con la marcia, ok? Andando avanti e indietro, ok? Proprio lavorando sui glutei. Con la marcia veramente puoi fare tantissimi esercizi andando a destra e a sinistra, allargando, step touch. La cosa importante è che le ginocchia stanno seguendo il punto dei piedi frontali, ok? Anche destra e sinistra. Vai! Marcia, tira, usa quegli elastici, ok? L'elastico che è un'eccellente resistenza per tonificare le cosce, le sternocosce, i glutei, addominali rimangono tesi. Marcia, tira di su ginocchio, tiri. Ok, ottimo, fatto. Ok, adesso andiamo a mettere l'elastico sotto i piedi, ok? Lo mettiamo sotto i piedi, ok? E ti metti talloni insieme. E vai, si chiama stacchi, schiacci i glutei e scendo giù, glutei avanti e indietro. Ok, schiaccio. La cosa importante è che l'elastico è teso tra le mani, ok? Bella resistenza. Su e giù, schiaccio e giù. Continui, yeah! Bellissimo, senti questo allenamento pazzesco per i glutei. Siamo a 25 secondi. Terzo esercizio, 3 minuti sono già quasi fatti, ci mancano solo 7 esercizi. Ok, ci saranno giorni anche che ti chiederò di fare questi esercizi 2 volte di seguito, proprio per avere un allenamento pazzesco per i glutei. Ricordi sempre che con la costanza il corpo risponde sempre. Ok, eccellente, 3 andati. Adesso facciamo un chino alla corte. Vuol dire che porto la gamba indietro, volutamente il busto viene molto in avanti, come se stessi inchinando di fronte alla regina di Inghilterra, e spingo giù sul tallone, giù. Ok, non mi sto sollevando, sto spingendo in giù, addominali tesi, busto in avanti, schiaccio, spingo. Continui. Vai, fino a 25 secondi e poi cominceremo a sollevarci. Vai, continua a spingere. Ancora. Ah, lo senti il lavoro? Ok, adesso piccoli sollevamenti, ma sempre attraverso il tallone anteriore. Tallone che mi sollevo. Ok, spingo. Tiro in su. Senti proprio il gluteo che si sta lavorando, l'esternocoscia. Continuate. Vai. Abbiamo quasi fatto questa gamba, poi dovremo cambiare lato. Continui. Schiaccio, eccellente, ok? Batti proprio sulla carne per far sì che si liberi l'acido lattico. Inchinati indietro, sempre spingendo verso basso attraverso il tallone, busto in avanti, schiaccio. Ok, questo diventa il nostro quinto esercizio, ok? E continuiamo proprio a spingere verso basso, continui così, vai, sì, schiaccio verso basso. 25 secondi di schiacciamenti e poi 25 secondi di sollevamenti. Ancora. Spingo attraverso il tallone. Eccola là. Ok, su e giù. Vado. Ancora. Per 5 minuti saranno finiti dopo questo. Visto? 5 minuti sono passati.
Dice, ma davvero? Sì, per questo sto dicendo, usi l'orologio. Quando non stai con la Jill, usi l'orologio, guardi 10 minuti, cambia ogni minuto un esercizio e passa in fretta ed in furia, ok? Ok, in ginocchio. Andiamo a fare un'alzata laterale, ok? Un'alzata laterale. Tira la gamba lateralmente. Ok, questo è un lungo. Io ve lo posso garantire un lungo, lo sentirai tantissimo. Ok? Non permettere le gambe di scappare dietro di voi, ok? Se guardi lateralmente dovresti vedere il collo del piede, ok? Ci manca veramente pochi esercizi, questo più tre. Perché con questo siamo già a 6 minuti di lavoro, ok? 25 secondi ancora per questo lato. Lo sentirai, questo ti dà molto volume sul gluteo, perché ti alza il gluteo. Non dico ti dà il gluteo brasiliano, perché quello sarebbe soltanto veramente un intervento divino, però ti può aiutare a dare più tono, sollevare, più rotondità. Continuate. Vai, vai, vai. Abbiamo quasi finito con il sesto minuto per i nostri glutei. Ecco, recupero. Oh, lo senti? Tanto allenamento. Ok, preparati. Andiamo dall'altra parte, ci mancano soltanto 3 minuti. Ok. Vai, 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 vai. Tira, tira, tira. Su, su, su. Ok, questo fa il secondo lato, la seconda gamba, fa sempre più male della prima perché in gergo, ha già lavorato, ok? Dai, dai, dai. Continuiamo. Continuiamo. Tira, tira. 25 secondi. Non so voi, ma io lo sto sentendo. Ancora. Però quando lo senti vuol dire bene, vuol dire che ci stiamo allenando. Ok, se è necessario batti contro il dolore, così recuperi, continui. Dai, dai. Abbiamo quasi finito. Quasi finito. Continuate. Ok. Ci manca soltanto 2 minuti, ma 2 minuti proprio di orologio. Ci mettiamo giù. Ok? Ci mettiamo giù. Scusate che c'è un microfono, me la devo spostare. E sollevamo in ponte. Ok. Su, su, ok. Ok, la schiacciata è della schiena e non del gluteo, non della schiena. Ok, contraggo il gluteo. Ultimi 2 minuti e questi sono eccellenti per i glutei, ok? Il tallone spinge e tutto il piede spinge verso la terra. Non pensate di sollevare, pensate proprio di spingere verso basso, proprio schiacciando il gluteo, ancora. Ci siamo, mamma mia quanto sole c'è qua. Mi sto abbronzando mentre mi alleno. Ancora, ancora. Tira, tira su. Vai, vai, vai. Ancora, ancora. Abbiamo quasi finito. Saremo a 9 minuti alla fine di questo esercizio. Ci manca 60 secondi, neanche 50 secondi. Ah, ok. Ultima 50 secondi, ragazzi. Ce la facciamo? Ok? Ripeto, visto quanto scappano via questi 10 minuti, sembra niente, dici mamma mia, ho già finito, sì, ok, ultimi 50 secondi, schiaccia in su, ok, se è necessario dai un sostegno sul collo, schiaccio il gluteo, schiaccio, schiaccio, schiaccio ancora, schiaccia su, vai, 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 ancora, continuate a schiacciare, schiacciare, vai, 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 ancora, ancora. Oh sì, lo senti quanto sta lavorando? Eccellente. Vai, vai, vai. Ancora meno di 20 secondi adesso e abbiamo finito il nostro allenamento da 10 di glutei. E poi sarai contento con te stessa, che dici, ah, ho fatto il mio allenamento. Yay! Infatti ricordate sempre il diario di allenamento. Ogni giorno scrivi 2 righe, come sta andando questo percorso, come ti stai trovando, ecco, finito, visto? Scappato un battibaleno, così, l'importante è di ritrovarti attraverso il movimento, ogni giorno dedicarti quei 10 minuti, quei 15 minuti a te stesso, oltre ovviamente a mangiare bene, oltre all'autostima, oltre al pensiero positivo, oltre al diario, però è un percorso e io spero di aiutarti a rinnamorare di te stesso con questi esercizi e
con questo percorso, perché più di esercizi, lo sapete, lo sai tu, lo so io, e speriamo che anche altre persone si ispirino di cambiare vita grazie a questo percorso. Ti aspetto al prossimo allenamento insieme, mi raccomando, un bacio grande, una giornata splendida e continua così, sono molto, ma molto orgogliosa di te, sì, proprio te. Ciao.